Dopo il grave atto incendiario che ha riguardato alcuni mezzi di proprietà del comune di Torricuso, questa mattina in prefettura a Benevento si è riunito il Comitato per la Sicurezza Pubblica, capeggiato dal prefetto Ennio Blasco, con la partecipazione del comandante provinciale dei Carabinieri, Antonio Carideo, e il questore Salvatore Laporta. Era presente anche il sindaco del comune Sannita, Giovanni Antonio Cutillo, che così si è espresso ai nostri microfoni. Si sta cercando di capire che è successo, perché è un atto criminoso che va al di là di ogni più semplice aspettativa e un danno gravissimo alla popolazione di Torricuso. Chi ha fatto questo gesto ha fatto male i suoi calcoli, perché la reazione è stata esattamente l'opposto di quello che sperava. La vicinanza delle istituzioni, delle forze dell'ordine, ma soprattutto lo spirito di attaccamento del popolo di Torricuso, che addirittura, pensate, mi sta chiedendo di aprire in modo ufficiale una sottoscrizione per comprare i mezzi.